Ciao a tutti, sono Alessandro Di Maio dal Festival Internazionale di Giornalismo qui a Perugia. Oggi, 1 aprile, si sono aperti i lavori del Festival che ha portato qui un cospicuo numero di giovani volontari da tutta Italia e da tutto il mondo e un cospicuo numero di giornalisti professionisti. Vediamo. Il giornalista è un anello di collegamento tra quello che avviene nella società a tutti i livelli e i singoli cittadini che fanno parte della società. Noi svolgiamo una funzione di servizio. Enzo Biagi, lo citavo poco fa, sosteneva scrivendo ai suoi lettori che i giornalisti debbono essere come l'azienda dei trasporti o come l'acquedotto, e lui assumeva un impegno: non manderò nelle vostre case acqua inquinata. Ecco, noi dobbiamo svolgere questa funzione di raccordo dando ai cittadini quelle informazioni vere, corrette, rispettose di tutti, anche delle persone, anche degli stranieri. To come over, and within half an hour you were at my door. Never... Come potete vedere, siamo davvero giovanissimi e veniamo da tutta Italia e da tutto il mondo. Ma la cosa ancora più bella è che ci siamo conosciuti tutti qui per la prima volta proprio per il festival 2 giorni fa, e nonostante questo si è creato già un bellissimo rapporto e c'è molto affiatamento. Il Festival di Giornalismo di Perugia non ha perso tempo a mostrare il suo lato internazionale mediante la partecipazione di 2 esponenti dell'agenzia Reuters, che hanno proiettato le migliori immagini scattate nel 2008 e spiegato quanto può essere difficile in alcune aree del mondo il mestiere di giornalista. I principi sono sempre gli stessi, sia per seguire il grosso conflitto o l'elezione di Obama, come per seguire un piccolo evento. Bisogna essere testimoni della realtà, non bisogna inventarsi fatti, bisogna essere capaci di unire the dot, connecting the dot, come è di moda a dire ad oggi. Bisogna farlo con intelligenza e con onestà professionale. Try your best, basically. You know, covering a war is not something simple, or, you know, or easy. But you know, I was brought up in a war situation. I lived in Lebanon. I was born in Lebanon, and I lived throughout the civil war when I was a child. And maybe this is why one reason why I wanted to become a journalist, because I know what people go through in wars. I used to hide in shelters. I used to see the bombing around us. I saw people getting killed in our neighborhood. So probably, I as a child, I wanted to for the world to see what people go through in war situation, and maybe this is one reason why I wanted to become a journalist. It's been nasty for the people who do not have these talents, but I do think that you can produce a very nice picture of something if you can see this something with an eyes, with a fresh eye. And I've seen photographers of ours who do this in an instinctive way. A fine mattinata il festival ha ricordato l'importante figura di Aldo Moro, ripercorrendo la sua attività politica e gli scritti che hanno analizzato gli aspetti sociali e politici di quegli anni. I ask you to come over, and within half an hour you are at my door. Credo che ci sia un immenso spazio per le persone che amano davvero l'informazione, un'informazione libera, un'informazione vera, per dare il loro contributo. Credo che un giovane possa avere la sicurezza che se lui è preparato, se è una persona che vuole davvero fare qualcosa di buono, il modo
la strada, l'ambiente lo trovano.